adesso devo andarmi a creare gli emettitori. Gli emettitori in questo caso possono essere molto molto semplici. Perché possono essere molto semplici? Perché non è richiesto, comunque io non ho una forma ben precisa che mi va a definire l'andamento del mio fiume. Quindi posso creare dei cube, e in questo caso ne creo due. Quindi seleziono, CTRL D, lo duplico, e il primo lo alzo, alzo anche il secondo. Li vado a posizionare in questo modo. Stando attento che non vadano fuori. Io potrei avere anche una forma che mi va a dare l'emissione. Duplichiamolo, creiamo un altro. Anche più in basso. Ok, eccoli qui. Il nostro demon qua, possiamo anche nasconderlo. Oppure no, lasciamolo visibile, però togliamo l'icona. E a questo punto utilizzerò questi tre elementi come miei emettitori. Quindi seleziono il primo, ibrido, emitter. Secondo, emitter. E il terzo, emitter. Noto che mi è stato già creato un domain, ok? Quindi io posso mettere il domain qui, e i vari emitter associarli in questo modo. Devo quindi andarli a escludere da il nostro, per questo ho cancellato la connessione, devo andarli a escludere dalla simulazione, se no saranno comunque degli oggetti di collisione. Mentre voglio l'oggetto di collisione, il mio letto. Andiamo ad applicare anche un gravity e anche un drag. E andiamo subito a cambiare dall'object il cell size della nostra geometria. Possiamo andare anche a vedere con l'ISO, quindi display, ISO surface. Vediamo che è già abbastanza regolare, già comunque siamo abbastanza vicini alla rappresentazione reale. Ok, quindi magari però potremmo anche abbassare un pochino il cell size per essere un pochino più sicuri, 0.05, ora impiegherà un attimo, eccolo qui, che sia molto più veritiera, addirittura se diamo pure 0.022, vediamo cosa succede,
Perché sono in queste parti dove praticamente si curva, dove si alza, che magari non ce la fa la maglia a essere precisa, perfetta. Ok? Vediamo già che è diversa, va meglio, va molto meglio. Possiamo anche andare a vedere. Un piano andiamo a vedere che praticamente sì, siamo già molto molto vicini e può andare bene. Ok, quindi mettiamo questo cell size un pochino più piccolo. Allo stesso modo possiamo farlo anche già subito perché 0.03 sappiamo che non è una misura ideale. Possiamo farlo per il nostro domain, potremmo già portarlo a 0.01 per almeno fare dei primi test, ok? Andiamo a vedere la posizione del nostro emitter, quindi magari il primo emitter, la direzione della freccia sarà, in questo caso, ok, bisogna dare ovviamente dall'emitter, vediamo se riusciamo a darlo a tutti e tre contemporaneamente, se. Andiamo nello stream, e una velocità costante. Ovviamente sono verso il basso e potrebbe andar bene in alcuni casi. Se volete possiamo, o comunque per variare un po', per non avere l'emissione verso iniziale in questo modo, potremo anche, anzi lasciamola, anzi no, ruotiamola. Quindi andiamo a ruotare direttamente il nostro emettitore, quindi la nostra croce. Ok, in questo caso questo lo mandiamo in questo modo, una freccia la spostiamo leggermente così e questa anche. Mentre questa la teniamo verso il basso, in modo tale che qua avremo della turbolenza naturale che si viene a creare.